Tortuga Beach di Montesilvano, proprio ai confini con Pescara. Il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro programma, un appuntamento davvero speciale in compagnia di un noto personaggio sportivo, anche se in questa circostanza ci parlerà di ben altro, vale a dire Gianfranco Semproni, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino a questo nostro incontro. Cin cin, cin. Un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, un locale rinnovato, il Tortuga Beach, con stabilimento balneare ma anche con sala ristorante, in un locale davvero storico che ha vergato delle pagine importanti nella storia del divertimento della nostra regione, e Gianfranco Semproni ne è stato a più riprese un testimone, perché in qualità di responsabile anche di vendita di liquori, sì. E di champagne, conosciuto i papà di Roberto e Marco, conosciuto la signora. Stiamo parlando dell'ex club titolare, Tortuga. Gente, esatto, gente veramente di grande spessore, di grande capacità, diciamo così, di condurre un night meraviglioso, ed era uno dei più bei night, credo, d'Italia. Non voglio dire, lo dico anche con presunzione, uno dei più bei night d'Italia. Con delle donne meravigliose, dove qua la gente deve sbattendo la coccia e bacio lo muro. Quante belle serate, Gianfranco, quanti bei ricordi. Tantissimi. Io però ho fatto solo il professionista. Sicuro? Qua. Sicuro come la morte, con un'integrità fisica, diciamo così, professionale, quasi da par paura. E come riuscivi a reagire? Ero simpatico a tutte queste donne che c'erano, proprio per questo mio carattere così forte, capite? Quindi delle tentazioni. Sì, signore. Complimenti, purtroppo. Gianfranco Semproni. Anche perché io sono uno un po' all'antica, legato a mia moglie, quindi, e so quali sono i miei limiti, non è che posso fare sesso come le tour, capito? Non sono un tour. Infatti, capito, quelle che mi tocco normalmente, che mi ha dato lo Padre Eterno, le cartucce da sparare, quelle le ho sparate, tra quando ero ragazzo, con le mani, e quello che mi toccava, credo di aver fatto, ho finito le mie cartucce, quindi me le risparmiavo queste cartucce, ecco, tutto qui. Comunque, è stato davvero un locale storico, il nightclub Tortuga, oggi bellissimo. Ristorante, solo ed esclusivamente ristorante, con appuntamenti dedicati al ballo nel fine settimana, quindi l'opportunità di divertirsi, anche perché il nostro regista Leo Di Blasio ha sapientemente immortalato la nuova veste del Tortuga, di questo ristorante che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Dicevo una puntata particolare, perché oggi non parleremo ristorante. Di calcio. No, bellissimo ristorante, un bellissimo locale. Rinnovato, complimenti ai titolari, veramente una cosa eccezionale, hanno fatto veramente qualcosa di meraviglioso. Le cose alla grande. E passare una serata qui in tutti i sensi, sia come si mangia, che credo che si mangi anche la pizza, fanno, no? Quindi tra parentesi, di hanno la possibilità di spaziare su varie, diciamo così, portate culinarie, sia di pesci che di carne. È un e poi come locale, per l'amore di Dio, meraviglioso. Non meraviglioso. So se resteranno delusi coloro che ci stanno seguendo da casa, perché oggi, lo dico subito, l'ho già detto in apertura di programma, non parleremo di calcio e non parleremo con Gianfranco Semproni dei problemi e delle prospettive del calcio. Beh, un accennetto lo possiamo fare. No, anche perché io volevo e ci tenevo, sì, a far parlare Gianfranco Semproni di quelli che sono i problemi della città di Pescara, anche perché lui è un pescarese doc, si definisce un pescarese doc. Diciamo quindi... che amo questa città, pur non essendo nato qui, sono sardo. Però pescarese, biancazzurro d'adozione, sempre, a tutti gli effetti. Biancazzurro siamo noi. E allora è davvero molto interessante sentire il parere di Gianfranco Semproni, ascoltarlo in merito a quelle che sono le problematiche di scottante attualità della nostra città. Io vorrei iniziare dal problema che vive ancora la marineria pescarese, il problema del porto turistico. Si sono alternate diverse direzioni, sono stati davvero in tanti a proporre nuove soluzioni, ma i problemi restano inalterati. Sono stati spesi fior di milioni di euro, però non si è arrivati a capo della soluzione. Di chi le colpe, a suo avviso? Beh, sempre della politica. Una politica sbagliata, una politica che non riesce a capire, forse proprio perché non vogliono capire, il dramma che vivono i nostri marinai, perché la nostra marineria è una cosa meravigliosa. Sono i nostri, diciamo così, gente di mare, sono di un grande cuore, gente stupenda. Forse
Possono dire lo che dice anche un vecchio proverbio, quante cose te pescare, te lo fiume te lo mare, te negozi, te pute e via discorrendo, va bene. Te pure lo cazzi che te frega, quelli che ci vuoi ci vuoi. Ci mancherebbe altro. Proprio per questo motivo qua che questa marineria è stata sempre messa... Bistrattata, non rispettata. Loro hanno cercato con le loro, diciamo così, di fare degli scioperi, di fare qualcosa che potesse naturalmente muovere questa politica, anche perché loro le barche devono rientrare, devono scaricare il pesce. Non si può pensare che un fiume come il Pescara si debba, diciamo così, riempire di detriti e non vengono puliti. Poi arrivano sti battelloni che vengono da fuori a pulire, a raschiare, che ti rischi? Ne raschiene mai niente, non capite? Cioè, come se acchiappessero l'aria. E quindi se l'armano, quando vengono e se ne rivanno è peggio di prima lo fiume Pescara, quindi mi sembra molto strano. C'è molta incompetenza a quanto pare, ma molta da parte della incompetenza, classe politica. Leggerezza, stupidità di tanta gente che pensano solo al vile denaro e non pensano invece alle problematiche dei nostri pescatori che sono molto molto importanti, io ce le ho nel cuore. Guardi, se potesse tenere le soldi, ma purtroppo sono nato povero, quindi non è questa la mia condizione sociale, ma se fossi un ricco, io il mare l'avessi pulito, il fiume Pescara, a mie spese, se avessi avuto, non ce li ho, per questi uomini meravigliosi del mare, gente che non ti chiede niente, gente che rischia la vita per un po' di pesce per poter spalmare la propria famiglia, vedi che gente di grande spessore che sono e quindi e non hanno questo rispetto che meriterebbero purtroppo. Tanti politici hanno fatto passerella, hanno preso in giro i marinai, le famiglie dei marinai pescaresi purtroppo. E questa è la cosa che ti fa più male, perché loro il politico, vedi, devi essere, quando si dice il politico, se tu fai politica, ecco, anzi partiamo da una domanda. A me mi hanno detto, ma sembra, ma perché tu non hai fatto mai politica che sei di grande spessore? Come no? Io sei seguitissimo. Non la posso fare la politica, io non la posso fare. Perché? Perché io non so dire le bugie. Non so segare la sedia alla gente e non se ne accorge, non sa ci dare una coltellata retro la schiena, la politica è questa, devono fare buon viso a cattivo gioco, se c'è la torta devono mangiare per forza, se ne mignano te cacciano, non c'è niente da fare, la politica è questa, c'è qualche politico che cerca forse di poter dar qualcosa, però poi alla fin fine, alla lunga, vedo che non si risolve assolutamente niente. Io l'altra sera, poi di sere fa, sono andato a sentire sabato sera il nostro D'Alfonso, il governatore d'Abruzzo, sindaco di Pescara. Esatto, ai Gesuiti, e ci sono andato proprio per sentire questo politico che io ammiro moltissimo. È rimasto soddisfatto? No, non sono perché? Rimasto soddisfatto. Troppe perché... chiacchiere? Esatto, è un parlare che non si capisce. È un parlare di numeri, di milioni, di cose, solo per stargli dietro mi faceva male la coccia. Quando mi sono alzato da questa cosa qui, tenevo le saccocce piene di soldi, di milioni, e vacchiappelle, però guardavo, non ci stava una lira. Cioè, perché per tutte queste cose che avevo sentito, milioni di qua, milioni di là, la sanità, senz'altro, ma era un parlare che è difficile da raccogliere se non uno... non è, diciamo così, una persona di cultura, la gente eravamo gente più che altro del popolo, io mi definisco una persona del popolo, mi è rimasto molto difficile per capire, capivo le cose, diciamo così, le espressioni dirigenziali, come si doveva fare, chi si impegnava di più, chi si impegnava di meno, ma poi alla fine che tutti questi soldi che girava, già mi faceva male la coscienza, cioè era molto difficile. Tant'è che ci sono state delle domande da parte del signor Clemente, ex grande allenatore dell'Ursus, parlando semplicemente, facendo una domanda terra a terra, sì. Ed è l'applauso che ha preso di più. C'è delle domande dove gli hanno detto, senta, signor D'Alfonso, dottor D'Alfonso, gli ha detto, io le faccio una domanda solo, come mai quando c'è stato lei ha fatto un sacco di parchi? Ed oggi questi parchi sono pieni di putridume, pieni di smondizie, frequentati da gente che purtroppo, da ragazzi che non per colpa loro hanno preso una strada sbagliata e quindi i bambini non possono andarci per le siringhe che ci stanno e via discorrendo. Perché stanno così nell'abbandono? E lui non ha saputo dare una risposta. Io li ho fatti e io gliel'avrei voluto dire a D'Alfonso.
a fare delle cose, non ci vuole niente, e a gestirle dopo, che è un dramma, perché bisogna tenere puliti questi parchi e quindi ci vogliono dei soldi continuamente. Io avevo avuto un'idea, gli ho detto, io l'avrei data in gestione con dei box, naturalmente con dei chioschi che potevano vendere naturalmente delle bibite, certo. Esatto, per i bambini, e così in quell'occasione loro, gestendo questo, diciamo così, giardini pubblici, avevano la possibilità anche di pulirli e di tenerli puliti. Purtroppo questo è il dramma. Cioè lui non è che ha dato una bella risposta esauriente. Purtroppo, non ha convinto, diciamo. Cioè lui nel parlare convince, si capisce che c'ha stoffa, c'ha carattere. Ma parla in politichese, un'altra lingua rispetto a quella che parla Gianfranco del popolo, non si capisce. Il popolo, tu devi parlare terra a terra, che le cose che lui riesce a capire. È quasi come se lo dovessi imboccare, se parli con numeri troppo stratosferici è molto difficile. Per quanto concerne invece la giunta guidata dal nuovo sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, lei che cosa ne pensa? Perché è stata una giunta molto criticata, adesso c'è stato anche il rimpasto, è entrata a far parte di questa squadra di governo una giornalista giovanissima, anche lei, ma ci sono degli elementi troppo inesperti, così dice l'opposizione. Di che avviso è Semproni? Ma è la verità, cioè hanno fatto assessore delle persone che non hanno nessunissima esperienza, cioè io non lo so con quale criterio, cioè io il criterio lo so che adottano loro, il criterio della sistemazione, dovevano sistemare queste due ragazze eccetera eccetera, e di rip di rappi hanno trovato un posto, ma non hanno le capacità di poter guidare una cosa del genere, è sempre la politica che emerge, capisci? Non si pensa a quello che potrebbe fare la ragazza, alle doti, perché tu devi prendere questo mondo, si divide, c'è una cosa, un vocabolo molto importante, meritocrazia. La meritocrazia che cos'è? Che premia naturalmente il personaggio che sa risolvere i problemi, che siano di politica, che siano di natura dirigenziale di azienda. Diversamente non puoi fare niente se non hai questa esperienza. Essere così giovane, entrare in un contesto, fare l'assessore, non è una cosa semplice. Soprattutto in una realtà complessa quindi, come Pescara. L'opposizione, che prima ci stavano loro, e quindi non è che loro erano scevri da colpe, loro l'hanno fatto 101 quando comandavano loro di errori a palate. Questi continuano su quella base là, non c'è niente da fare. Io ti faccio adesso un esempio. Prego. L'Italia è piena di tasse, ma a volte pare giusto che uno si mette un ventilatore alla casa per sentirsi più fresco e gli mettono la tassa. Che caspita, cioè, io sto aspettando che mi mettano una tassa per andare al bagno, sto aspettando la tassa se io respiro, la tassa tu respiri l'aria, beh, questa l'aria è comunale, se viene a boccata d'aria mi da pagare. E se quando l'arcaccio da sotto, quindi io la prendo da sopra l'aria, ma dopo da qualche parte da sci, perché meglio dove che dove sta, si pagherà anche quella tassa, perché questo inquina l'aria, cioè per dire scherzosamente, certo. È una cosa assurda, cioè qua stiamo rasentando la follia in Italia e nessuno si ferma, perché? Nessuno reagisce. Ma non è questione che se nessuno reagisce, i giovani nostri si sono stancati, i giovani pensano ad altre cose, però quando arriveranno, io non ci sarò più, alla fame e veramente sarà dura, tipo Grecia, tipo tutti questi paesi dove c'è la fame, vedrai che torneranno e andranno al cassonetto a prendere da mangiare, allora naturalmente scenderanno con le mazze da golf, non so quale sarà questo periodo, ma la rivoluzione, diciamo, civile è vicina, non so quando, sia perché stanno raggiungendo il massimo dei livelli, sia a livello governativo, sia a livello di adattamento alle regioni, ma sì, quante tasse pagano una persona con stipendi bassissimi, lo dicono sempre, ma non risolvono mai niente, cioè qua veramente c'è povertà. Però nessuno urla, nessuno scende in piazza, dicono che gli italiani sono pecoroni, secondo Gianfranco Semproni, che è una persona schietta e sincera. Gli italiani non sono pecoroni, gli italiani purtroppo hanno perso la voglia di lottare. Sono demotivati. Non demotivati, sono demoralizzati, gli hanno tolto ogni voglia, capito, di poter combattere e lottare. Sbagliano in questo, perché non bisogna essere così.
Io lo stesso, tu immagina tutte ste rotonde, immagina un traffico a Pescara, ecco, ogni volta cambiano. Volevamo parlare di questo problema. Ma come si fa a cambiare il traffico come fanno loro? Loro hanno ogni tre mesi gestire una città che va dal mare verso le colline, avranno circa abbiamo forse abitazione per 1,5 chilometri, 1 chilometro circa che va dal mare verso le prime colline, e quindi ed è pianeggiante ed è facilissimo fare, diciamo così, un piano traffico, ma facilissimo, certo, perché sono strade che vanno da nord a sud, ad est ad ovest, quindi tutte le traverse che vanno da est ad ovest basta fare l'alternanza un saie e un cale, e tu hai risolto il problema. Qua invece si fanno sempre le cose, capito, che si va o tutte sotto o tutte a sud, da nord a sud, tutte strade, una che scende verso il sud e una che sale verso il nord. Ne hanno 3 o 4, 5, 6 da poter sfruttare, questo è il sistema, è un modo semplicissimo. Loro lo fanno che la gente fa male la coccia e li cambiano ogni volta, è assurdo. Poi i centri hanno fatto tutti questi centri dove non si può girare con la macchina, via Mazzini, via Trento, e ci hanno messo pure le telecamere, multe a non finire. Ma che cosa serve tutto questo danno? Volevano fare sulla Nazionale Adriatica, che era un pezzo di storia di Pescara, l'unica cosa antica che era l'Adriatica, no? Ci hanno fatto un giardino, gli altri politici di prima, ma che senso ha? Che senso ha per portare il cagnolino, per fare la pupù, e poi sono piene di cacche, neanche le raccolgono, piene di mondezza. Non è così, cioè non è il tanto fare, dovete tener pulito. Quella era una strada che per le persone anziane, per prendere i pullman, era molto importante. Loro pensano, chi fa politica, che non diventano anziani, ma diventeranno anziani, e quando schiaffatone prenderanno allora, e si ricorderanno quando io comandavo, ero uno stronzo, peggio di quelli che ci stiamo, pensambe tu. Quindi problema, non ti lamentare. Problema parcheggi a Pescara è un problema sempiterno. Tu tocchi tutti gli argomenti qua, alla grande. Alla grande. Io mi ricordo, da tanti anni si diceva che al Parco Florida si doveva fare un mega parcheggio sotterraneo, cose che non hanno fatto mai, si vede molto probabilmente non riuscivano a spartirsi sta torta. Il parcheggio dei sogni. Ecco, non più che parcheggio dei sogni, le soldi appalate come se le dovevano dividere, quindi chi doveva essere, chi doveva fare questa cosa? Quindi non si sono messi d'accordo, non si fa un teatro perché non si mettono d'accordo per la stessa, come secondo te è giusto che Pescara non abbia un teatro. Questa è gente che ha buttato giù per fare un parcheggio il Pomponi. Cioè, ci sta la gente che hanno dei teatri a Sulmona, ad Atri, a Chieti, che sono dei gioielli dei teatri. Noi l'unico Pomponi meraviglioso che avevamo, si trattava solo di aggiustare, di migliorarlo, di pulirlo, eccetera eccetera, quello era anche un pezzo di storia, l'avete buttato giù per parcheggiarci le macchine. Guarda che la stupidità dei pescaresi, di questi politici, non ha limiti, è qualcosa di spaventoso. Non si rendono conto, poi hanno fatto fare gli stabilimenti balneari sopra il mare, poi dici volete mettere il tander perché dici che non si vede il mare, ma ci teneva a pensare prima, ma cucci scemi siete, cioè, c'è stato un politico che ha fatto una guerra a un noto imprenditore, ma per che cosa? Cioè se tu fai la guerra a quello lì dovresti fare la guerra a tutti quanti quelli che hanno fatto gli stabilimenti balneari, ma ormai sono stati fatti, che vulisse fa, che vupà? Non si può buttare a terra, e se uno vede lo mare se ne va sopra alla torre, al campanile dello Sacro Cuore e si guarda lo mare, oppure si fa a piede, si va alla riva e si guarda lo mare. Siamo nel pieno della stagione estiva, pazzesco, siamo nel quello che succede in Italia a Pescara è pazzesco. Si è svolta la notte bianca e anche lì ci sono stati pro e contro. Ma il che parere ma quale dire? Pro? Pro di che? Però una cazzata che non finisce mai, tu chiudi la riviera, la gente le macchine, dove le parcheggi? A che cosa serve? Ma che uno si fa 10 km di passeggiata, può darsi che tu hai te ne fai 2-3 km, dopo al tornare, dopo però ti assetta una panchina, ti dà il pusà, perché a che volesse fa? Ma che siamo tutti atleti, ti fai 10 km di cose, vedere che cosa vuoi fare, poi con questo caldo, cioè io certe volte credo che questa gente prendano delle... Cioè le fa una la notte bianca, vedi, se la fa un paese,
posso anche capirlo, il paese è piccolo, si può gestire, ma una città come Pescara, che non ha parcheggi, non ha niente, tu chiudi pure la riviera. Poi se tu vedi la munnezza, la gente, la munnezza cannettata, le cassonette piene di sporcizi. La che gente che si è ubriacata in spiaggia, una cosa incredibile. C'è gente che non ha neanche la mentalità, cioè non si sanno neanche divertire. Pensano una serata, ti ubriaca. Io non sono uscito per niente. Perché? Sono rimasto a casa e basta. Proprio per non confondere in mezzo a sto casino. Era un casino della miseria. Non è che così si fanno le serate. Ci vuole organizzazione, ci voleva una sicurezza che non finisce mai, ci volevano, non lo so, un pezzo di strada, un chilometro di strada, poi parcheggio un chilometro di strada, alternanza per poter parcheggiare. Cioè, io adesso non voglio fare il professore perché non, assolutamente non mi ci no, voglio, ma è interessante sentire non mi voglio avvicinare, non voglio assolutamente, doc. Però signori miei, non è così che si gestiscono le città. La logistica è una materia molto importante, già la parola stessa è già difficile da capire. Logistica, logistica vuol dire saper amministrare un posto, i luoghi pubblici, che siano di traffico, che siano di aziende, che siano magazzini. Questa è la logistica. La logistica entra in parecchi settori, ma la logistica qua a Pescara della Notte Bianca dove sta? Sono tanti. Poi ha cantato uno come Raff, quindi a Raffevo così. E batti Raff che ci mette una tra F, Raffava, ha raffato bene. Ma chi è su Raff? Raff Vallone, sono detti forse un grandissimo attore, ti legge una poesia, quella è meravigliosa. Ma io adesso non voglio dire Raff, si vede che faceva parte dell'entourage di qualcuno della politica e quindi è stato chiamato Raff. Non, comunque mi dispiace parlare così. Io spero che non di una città che io spero ama, che non se la prenda, io spero Pescara. Che loro non se la prendano, ma a me dispiace. Troppe cappelle fate, troppe cappelle. Hanno paragonato, a proposito, l'attuale sindaco Marco Alessandrini ad un ex allenatore del Pescara che lei ricorderà senz'altro molto bene, un ex allenatore del Pescara, Simonelli. Perché sono due brave persone, davvero due brave, bravissime persone. Forse però lei aveva definito allora, io in qualche circostanza a livello televisivo il Simonelli in un certo modo. Simonelli parlava troppo in modo diciamo letterario, eccetera, eccetera. Sul come calcio, l'attuale esatto, sindaco dove di se capisci, là ci sta le bandite, là ci sta le Cayenne, che purtroppo i giocatori pensano solo alle soldi, alla Cayenne, alla macchina sportiva, allo soldo, al vile denaro. E quindi pertanto là invece ci vuole un allenatore, si è detto Simone, datte se totti schiaffato un bacio alla faccia, datte una sviata, tu volessi che gli giocatori diventino con il fiore in mano, scendere in gamba, vuoi fare una frociaggine praticamente. Giocatore, eccoci, tu non lascia stare sto pallone, capisci? Perché tu sei troppo una persona educata, letteraria. Se ti capisci il professionista, bene, ma se sono, questi non sono, la maggior parte dei giocatori non sono dei grandi professionisti, perché non sanno riconoscere nella persona l'educazione con la quale li tratta e quindi dovrebbero ridare con educazione e professionalità quello che lui spiega. Alessandrini, io di Alessandrini. Come disse lei a Simonelli? In vernacolo proprio, date due schiaffatone, un bacio allo specchio, date una sviata, l'uomo non è questo, perché altrimenti, e così dico Alessandrini per esempio, io ero un grandissimo estimatore del papà, un grande. Cioè non c'è paragone, e senza offese il figlio non ci si avvicina manche per un 10%, non c'è niente da fare, perché spesso i figli non sono, possono essere migliori dei padri e viceversa. In questo caso non c'era, ha fatto politica perché lui è furbo, ha capito che nella politica poteva darsi una sistemata perché a livello del padre non ci poteva arrivare. È vissuto di luce riflessa. Esatto, e questo mi dispiace moltissimo, perciò io non faccio politica. Ma se lei fosse il sindaco di Pescara, da dove ripartirebbe Gianfranco Semproni? Niente, darei subito le dimissioni perché dici io non sono in grado di gestire questa città, punto e basta. Vabbè, questo perché lei è una persona umile. La prima però, cosa è ecco, questa. Le criticità della città. Ma se noi non abbiamo ai colli un marciapiede, ma tu lo sai che gli anziani camminano nelle avvallamenti dei marciapiedi, che se un cade un anziano si spacca il femore immediatamente.
ed è sbagliatissimo. Se noi abbiamo la città in un continuo abbandono, questo sindaco dovrebbe girare con la macchina fotografica. Vi ricordate Cuculo che in questi giorni... L'indimenticato intramontato. Anzi, certo. Io ne approfitto, abbiamo perso un grande Gianfranco, perché il nostro programma è nato proprio con la prima puntata dedicata a Nicolino Cuculo, indimenticato sindaco di Chieti. Noi abbiamo osservato anche il lutto, perché il nostro programma era particolarmente vicino a Nicolino Cuculo, e quindi era il caso anche di ricordarlo in questa sede. Io ti ringrazio pubblicamente per averci dato l'opportunità di ricordare questo grande personaggio della politica abruzzese. Quando lui diceva prende a picconate i marciapiedi, perché lui sa che cosa vuol dire essere anziani, cadere, spaccarti un femore, soffrire a 75-80 anni, non mi sembra giusto. Era un grande. Cioè per dire che cosa? Che Cuculo era un uomo che stava vicino al popolo. Chi fa politica deve stare dalla parte del popolo, vicino al popolo, le esigenze che ha il popolo, le manchevolezze che la politica sta adottando, e quindi andare incontro a loro in tutti i sensi. Invece qua la politica in Italia, dagli alti vertici ai bassi vertici, si fa per poter sistemare loro stessi, i propri parenti, le proprie amanti, le proprie concubine e via discorrendo. Questa è la politica in Italia. C'è qualche lato positivo della politica che lei apprezza? Mancane una, mi dispiace, mancane una. È difficile, dispiace. Quando io vedrò, allora, innanzitutto è Pescara, la pulizia di Pescara. Pescara è sempre sporca. Com'è possibile che se tu cammini per le strade, la sporcizia, la immondizia, eccetera, eccetera, ci sarà una ditta responsabile? Io non faccio il nome della gente perché non ho, perché potrebbero capire fiasche per fischie. Però purtroppo per tenere una città pura, è come quando abiti a casa. Io ad esempio avevo una cicca di sigaretta, ho fumato una sigaretta, sono arrivato qua e l'ho portata fino al portacenere. Non butto una carta per terra, eppure sopiate una multa perché qualche vigile ha detto tu hai buttato la carta, ci stavi una fila di macchina, vista la mano a me, con lui dice sembrò una butta, no, non sono stato io, e io mi sono battuto per quella multa, alla fine non l'ho pagata, la causa l'ho vinta, capisci? Ma per dire che cosa? Che se tutti quanti, anche i cittadini, fossimo, tu fa una multa che vedi un vigile buttare una carta per terra, una cicca per terra, una busta per terra, queste le multe che devono fare, non perché uno ha parcheggiato, perché ha visto un parcheggio, anche quelle sono delle giuste multe. E poi si meravigliano che in Svizzera come fai sono così puliti, ma perché c'è un'altra mentalità all'estero? Io vorrei quella mentalità dell'estero qua in Italia. Come si è trovato oggi a parlare dei problemi della quotidianità, dei problemi politici, e non parlare di calcio, di sport? Come si trova? Mi sono trovato bene, spero solo che dalla parte di là non prendano le cose in una maniera sbagliata. Io le ho dette, ho parlato solo con il cuore, non voglio attaccare nessuno, nessun politico mi sta antipatico, non sono di fede, di nessuna fede, quindi ha poca importanza. Io sono un cristiano non cattolico, quindi ragiono in questi termini, e chi vuol capire capisce, perché se non sapesse fare un'altra puntata pure sulla cristianità, sull'ideologia, sulle problematiche anche della Chiesa, ci lasciamo perdere. Allora facciamo così, purtroppo il tempo è tiranno, caro Gianfranco. Io contesto anche questo Papa, capite? Parla, ma poi alla fine parla bene ma razzola male anche lui, quindi è molto difficile. Quindi pertanto spero che io non se la prendano più di tanto. Io vorrei, cari politici, guardo la telecamera, che lavorasse, voi dovete lavorare per il popolo, per il popolo. Il popolo è quello che conta, il popolo è quello che soffre, i nostri marinai soffrono, volete so benedetto fiume, fateli lavorare, non vi chiedono niente, danno a piena scafette di pesce per vivere, vendere e poter campare la propria famiglia. Non è che dando le sovvenzioni potete fare, come dici, dammi le sovvenzioni, quella sovvenzione sì, servono pure. Però non è così che si mantiene un popolo, il popolo deve avere la propria dignità, deve lavorare di lavoro proprio e dello stipendio che lui guadagna e saperlo spendere e saper pagare le giuste tasse, tasse pazzesche, non è possibile. Mettetevi una mano sul cuore, non è così che si fa politica, ma io parlo a livello generale, è pazzesco quello che succede ed è questo, voi abitate nel paese, nella nazione più bella del mondo, l'avete fatta diventare un cesso totale. La cultura mondiale, l'80% della cultura mondiale sta in Italia
e voi non riuscite ad aprire i musei. Ma come cazzo si può fare? Noi dobbiamo sfruttare il mare, i monti, i musei, la nostra cultura. Purtroppo che la famiglia Agnelli ci ha distrutto, io so che la famiglia Agnelli ha distrutto perché volevano far diventare l'Italia un paese industriale, ma quale industriale? Noi dobbiamo sfruttare il sole, il mare, la live, le pomodore, le melanzane, le melangole, che chi sapesse dove le ficchesse le melangole precise, le carote, le zucchine, quelle dovevamo amministrare, dovevamo fare. Ecco. Comunque ne approfitteremo per farne un'altra trasmissione, sempre qui all'interno del ristorante Tortuga, stabilimento balneare a Monte Silvano, ai confini con Pescara, dove abbiamo trascorso davvero del tempo molto piacevole e interessante in compagnia di Gianfranco Semproni, noto personaggio abruzzese, personaggio sportivo. Oggi abbiamo conosciuto anche il suo pensiero per quanto concerne altre. Spero di non avervi annoiato. No, no, tutt'altro. Grazie, grazie a Gianfranco Semproni, grazie, grazie a tutto a voi lo staff e un saluto il ristorante Tortuga di Monte Silvano, che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con le ricette che hanno fatto la storia della cucina tipica marinara. Grazie a voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Arrivederci, arrivederci. Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Per un'estate da protagonista, iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico. Miss Adriatico. 337 91 71 11. 337 91 71 11. Manamana. 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 Manamana.